L'interrogazione nasce per cercare di comprendere meglio come può essere attuata una delle norme di attuazione del piano di tutela delle acque 2016-2021, piano che ha tra le sue iniziative anche quello di operare per limitare il carico inquinante nelle zone già soggette da infrazione. L'interrogazione nasce da un limite applicativo che in questi mesi è emerso, nel senso che nella precedente mandato, per cercare di rispondere ad un ritardo attuativo rispetto al sistema di depurazione, la Regione aveva introdotto una legge, la 4/2012, che aveva vincolato una serie di strumenti urbanistici ad una verifica di quella che era la capacità depurativa dei singoli agglomerati, per chiedere ai territori che si trovavano in situazione di ritardo di muoversi responsabilizzandosi. All'interno di questa legge, diciamo, che aveva una durata transitoria, sono stati quindi sottoposti a vincoli e autorizzazioni i PUA, i strumenti urbanistici operativi, i PUC e le sue varianti. Nel piano questa indicazione è stata recepita, ed è stata recepita con una descrizione molto più puntuale che da una prima lettura va a considerarsi anche come una lettura di uffici comunali. È quello che questa norma rischi di, nei fatti, di bloccare anche interventi che magari non dovrebbero essere ricompresi, o anche nei fatti le piccole manutenzioni o le ristrutturazioni o attività di edilizia minuta, che sicuramente non sono quelle che causano il grande carico inquinante. Capisco la logica della norma, ma perché la norma sia efficace e sia compresa, e perché la norma abbia anche una spinta nei confronti dei territori, si dovrebbe riconfermare, a nostro avviso, un'impostazione che sia più urbanistica che edilizia. Per cui l'interrogazione volge a chiedere questo, visto che la norma rischia di bloccare in alcune situazioni l'attività autorizzativa sulle singole pratiche, e c'è un problema oggettivo di lettura della norma, se c'è l'intenzione di operare per renderla più chiara, e se si vuole ritornare, si vuole, diciamo, ampliare, rendere più chiara il fatto che si tratta di una disciplina di carattere più urbanistico o meno. Quindi, se dal punto di vista normativo o interpretativo c'è l'intenzione di rendere più comprensibile e meglio applicabile una norma che è sensata, ma che rischia in questa fase di essere più di freno che di aiuto ai territori.